chiede però questi chiede poi all'estate. Vogliamo andare, dobbiamo siamo con Emanuela Rispoli, vice sindaco di Tossicia, ma soprattutto di Azzinano, un luogo che quest'oggi ospita il Bosco delle Meraviglie, tanti bambini e forse la location adatta per rappresentare ai più piccoli qualcosa di favoloso, qualcosa di magico. Sì, davvero, Azzinano è un borgo dipinto d'Abruzzo, e ultimamente sempre più frequentato da bimbi, quindi credo che sia stata veramente una scelta oculata quella di scegliere appunto Azzinano come ritrovo dei folletti e degli gnomi della compagnia I Guardiani dell'Oca, che oggi faranno divertire tutti i bambini che sono intervenuti in questo circuito di spettacoli promosso da Abruzzo dal Vivo. Naturalmente oggi è più per i bambini, però sto vedendo i tantissimi genitori che accompagnano i più piccoli, i propri figli, che si voltano e guardano appunto questi dipinti nelle case degli abitanti di Azzinano, una tradizione ormai davvero che dura da moltissimo tempo e che credo con queste iniziative possa continuare a durare. Certamente, durante l'anno Azzinano è ormai frequentata da numerose scolaresche che hanno inserito nei loro programmi didattici una visita guidata da Azzinano alla riscoperta dei giochi antichi, perché Azzinano ha come tema dei murales i giochi di una volta e quindi diciamo viene facile il legame tra i bambini e gli anziani, passando per gli adulti, che venendo ad Azzinano hanno anche la possibilità non solo di vedere riprodotti i giochi di una volta dei nostri nonni e dei nostri padri, ma anche di cimentarsi nella riproduzione di questi giochi, quindi giocare effettivamente per le vie del paese. Questo è un circuito che comprende i paesi colpiti dal sisma e naturalmente deve essere una cartolina per i turisti che naturalmente verranno qui ad osservare le meraviglie non solo enogastronomiche, perché spesso e volentieri si parte da quello per poi arrivare ad altro. Eventi che però il comune di Tossicia non ferma qui, ma continueranno sicuramente durante l'estate. Sì, intanto voglio precisare che Abruzzo dal Vivo già ha lasciato la propria traccia domenica scorsa, dove a Tossicia appunto si è svolta una bellissima manifestazione. E ovviamente oggi è un po' il preludio a tutte le iniziative che le nostre associazioni pro loco sul territorio portano avanti da tanti anni. Azzinano nello specifico sta per arrivare ai 20 anni dalla prima edizione, siamo arrivati a 50 murales e quindi diciamo è stata fatta molta strada e molta ancora ce n'è da fare, però credo che spettacoli come questo, insomma, che ci vede protagonisti oggi siano dovrebbero essere una costante qui ad Azzinano, perché come ripeto è un paese a misura di bambino e quindi qui le famiglie possono venire in tranquillità e passare delle giornate all'aria aperta. Perfetto, allora grazie al vice sindaco Emanuela Rispoli. Noi naturalmente insieme a lei adesso ci addentreremo nei boschi di Azzinano per vivere con i tantissimi bambini le emozioni delle fate, degli gnomi e naturalmente le tante sorprese che loro hanno riservato ai più piccoli. Ci vediamo dopo. Wow!
vuol dire che questo è un paese incantato. Infatti i muri raccontano tante storie, così come noi vi vogliamo raccontare una storia. Ma voi siete pronti per conoscere gli gnomi? Sì! Ma così io non vi sento mica, Sì! Siete... Ehi, folletti! Sì! Ehi, elfi! Sì! Niente po' di meno che guest star della giornata, la regina degli elfi! Sì! Allora, voi dovete sapere che gnomi, elfi e folletti in realtà sono piccoli così. Li avete visti per poco tempo, perché è il tempo che ci concede la magia di essere un po' più grandi. Adesso le fate, quando sanno che si trovano di fronte dei bambini meravigliosi, mi lasciano questa polverina magica. Questa polverina magica è la stessa che la mattina fa sbocciare i fiori, ma è la stessa che permetterà a voi di entrare nel nostro bosco incantato e di conoscere i segreti di tutti i piccoli esseri magici e di vederli sempre grandi, altrimenti passeggiando, e li schiacciamo. Ma siccome gli gnomi sono dei gran mangioni, voi lo sapete che sono dei gran mangioni, gli gnomi, che hanno una pancia, sono un po' cicciottelli, no? Sono dei mangioni. Loro si addormentano subito. Allora, li abbiamo mandati via, sono passati pochi minuti, quelli si sono addormentati. Li dobbiamo svegliare, siete pronti a svegliarli? Sì! Allora, ripetete dopo di me. Prima cosa, faccia da gnomo. Fate la faccia da gnomo. Bella faccia al gnomo. Fantastico. Pronti? E gli gnomi danzano la danza con i maghi. E gli gnomi danzano la danza con i maghi. Fanno riti magici per incantare i draghi. Fanno riti magici per incantare i draghi. Gira, gira il pendolone. Gira il pendolone. Gira sul coperchio. Gira sul coperchio. Fuoco, fuoco crescerà. Fuoco, fuoco crescerà. I gnomi fan così. Ehi. Aspettate. I gnomi si sono svegliati. Ma questa mattina è successo un fatto increscioso. È arrivato un folletto che mi ha detto: ehi tu, perché agli gnomi li fate la canzone e a noi folletti no? Ma noi non la sappiamo la canzone dei folletti. E così me l'hanno data. E dobbiamo fare anche la sveglia dei folletti. Ma prima cosa, faccia da folletto. Com'è la faccia da folletto? Guardala. Pronti? Sì. Pronti a fare la faccia da folletto? Sono un folletto. Vai, insieme. Sono un folletto. Faccio un dispetto. Ma com'è bello cominciar così. Con me. Fantastici.